La pace non è solo l'assenza di conflitti, che sarebbe troppo, troppo facile. La pace è un modo di vedere il mondo, di vedere le relazioni tra gli uomini. La pace presuppone una visione fraterna della relazione umana. Noi invece viviamo in società che non sono pacificate. Non sono pacificate nel linguaggio, non sono pacificate nelle relazioni tra le persone, non sono pacificate nella dimensione più larga. E inoltre abbiamo un po' dimenticato che grava sulla dimensione mondiale sempre il rischio atomico. Una volta eravamo più coscienti perché c'era il contrasto est-ovest, no? Poi è finito quello, ci siamo dimenticati che invece le bombe, il possesso delle armi nucleari è estremamente più diffuso ed è in mano a coloro che non si controllano, che possono essere da un lato i terroristi, possono essere da un lato quelli cosiddetti stati canaglia, no? E pertanto da questo punto di vista oserei dire che il pericolo nucleare è molto più alto che non ai tempi in cui ne parlavamo di più. Questo è il dato. Per cui il tema della pace deve passare attraverso, almeno come fase di inizio, sul disarmo nucleare. Perché dico il disarmo nucleare? Perché il disarmo nucleare toglie le armi nucleari che ci sono, ma impedisce anche di poterle possedere. Per cui è il modo più diretto per combattere il pericolo terroristico che possono utilizzare questi strumenti. Ospite questa sera ad Ardesio anche Don Albino Bizzotto, dei Beati Costruttori di Pace. Chiediamo a lui una breve definizione del concetto di pace. Da un punto di vista negativo, la pace è il superamento dell'oppressione dell'uomo sull'uomo, il concetto di aggressione, di guerra e di violenza che esiste quando uno pensa di essere superiore a un altro e si fa valere per questo. Sull'altro versante invece la pace è la fraternità, la condivisione e la realizzazione della vita anche con i suoi conflitti, ma volendosi bene. E quindi da una parte il superamento di tutte le strutture e tutte le cose che in qualche modo creano le disparità e la violenza. E sull'altro versante in positivo invece la comunità e la storia che facciamo con tutti i nostri difetti e limiti, ma la storia che facciamo assumendoci insieme la responsabilità e tentando di realizzare oggi un'etica non soltanto dell'oggi, ma anche, e quindi l'etica della responsabilità per l'oggi, dove l'uomo in qualche modo è il gestore assoluto, ma l'etica del futuro.